Iniziamo col tour di questo appartamento. Appena entrati ci troviamo nella sala. Ci troviamo nella sala con un camino completamente funzionante. Guardate che bella fantasia anche che ha. Completamente funzionante. L'appartamento, come vedete, il tetto è mansardato. Qua c'è una piccola fantasia che hanno messo. Proseguendo c'è il primo balconcino in cui vediamo un po' la visuale. Guardate che bello. Dei monti, colline. Là c'è il parchetto che dopo vedremo meglio. Bene, proseguendo dal salotto, sempre open space, abbiamo la cucina. Guarda, qui c'è una meravigliosa fantasia con i mattoni. E qui abbiamo la cucina. Bella ampia, ci si può camminare tranquillamente col frigo, una stufetta pellet per riscaldamento, con un divano. Guarda. Ecco, siamo in un altro balconcino. Questo qua ha balconcini dappertutto, ne avrà 4. 4 balconcini, vedete. Quella è la strada e verso da quella parte c'è la piazza. Proseguiamo. Bene, passiamo alla zona notte. Come prima visita, guardiamo questo bagno. Questo è un bagno di servizio. Ne abbiamo due, come se avete visto il pre-video, sempre il balconcino lì che si collega a quello di prima. Proseguiamo, dai, passiamo alle camere. Questa è una camera, come vedete, siamo, cioè, non ci sono problemi di muffa, e hanno un po' rovinato con dei quadri il coso, però un po' di stucco. E qua dovrebbe essere a posto, là ci sono delle stelline, però quelle vanno tolte. Ecco, guardate, da qua si vedono le scuole. Quella è la scuola elementare media di Montechia. E là, beh, dai, lo guardiamo dopo il parchetto. Parchetto lo guardiamo dopo. Bene, proseguiamo alla seconda camera matrimoniale. Vedete l'ampiezza, guardate quanto è grande. Qua c'è persino un armadio bello, bello grosso. Ecco, qua c'è un balconcino dove adesso guardiamo il parchetto, ecco. Là c'è il parchetto dove potrete lasciare a scorrazzare i vostri figli. E lì c'è anche una parrucchiera che salutiamo, si chiama Giorgia. Salutiamola, ciao Giorgia. Proseguiamo col corridoio. E questo è l'ultimo bagno. Questo è l'ultimo bagno che ha un po' di problemi di muffa. Questo è colpa dell'umidità che qua si sono fatti la doccia, hanno lasciato chiuso. E la muffa si è creata. Questa è l'unica parte dove c'è un po' di muffa dovuta all'umidità. Non è un problema dovuto al tetto. Dicono che sia stata anche colpa del colore, perché hanno sbagliato a mettere il colore e dunque ha creato questo effetto. I serramenti, come li vediamo, sono a posto per quanto riguarda le finestre, metti solo le tapparelle. Vabbè, durano ancora, non sono messe male, non sono messe male, però non servirebbe a qualche ristrutturazione anche alle tapparelle. Bene, abbiamo concluso il tour virtuale di questo appartamento e nel piano basso vi ricordo che abbiamo una cantina e un garage che nemmeno vi faccio vedere perché è un posto, un garage normalissimo, un posto auto e una cantina piastrellata. In cui potete mettere i vostri utensili o quello che non vi serve, potete utilizzarla come magazzino. Bene, è finito. Il prezzo dell'immobile lo vedete qui in basso. Se siete interessati per una visita completa dal vivo, chiamatemi subito oppure lasciate la vostra email e vi contatterò il più presto possibile. Vi ringrazio, alla prossima puntata.